corona, virus, e.e. Uh, we've been working very hard on this, we've made tremendous progress. Noi siamo some... okay. in guerra. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate, vanno cambiate ora. Il Festival, la salute globale, è un concetto che va oltre, che si occupa delle grandi diseguaglianze, delle, delle grandi pandemie, di come affrontare. Il rapporto tra ambiente e salute. La salute oggi non ha confini e quindi parlare di salute, per esempio, degli immigrati, significa parlare della nostra salute, perché significa affrontare temi quali quale sarà la prossima pandemia, come si farà a sopravvivere alle malattie croniche che oggi riguardano un italiano su due. Buonasera, buonasera eh, a tutti. Io mi chiamo Federico Mereta, sono un giornalista scientifico. Collaboro con diverse testate, eh, dal Sole 24 Ore a Repubblica più molti altri giornali, sia online che eh, cartacei. Eh, come si vede, non sono eh, un ragazzino. E eh, da tempo eh, seguo questo tipo di eh, dinamiche legate appunto alla medicina e, e alle malattie. Eh, mi ha molto colpito eh, questa serata, per così dire, anche perché stiamo vivendo una fase di eh, estrema complessità. Abbiamo imparato una parola che è pandemia che eh, probabilmente nel nostro vocabolario... Eh, Tornava semplicemente come ricordo i tempi passati molto, molto lontani. E in questo periodo tutti ci stiamo confrontando con questa realtà, una realtà che non è però di questo momento, ma ha sempre percorso la vita umana e presumibilmente eh, continuerà a percorrerla anche in futuro, in quello che è il rapporto tra l'uomo, l'ambiente, il mondo che ci circonda e poi tutti questi. Eh, virus, batteri e tante altre eh, possibili fonti di infezione con cui ci confrontiamo. Eh, quello che vorremmo fare ora assieme a Stefano Vella è proprio fare un viaggio eh, nel mondo della pandemia, per così dire, un viaggio che parte da molto lontano e Stefano Vella ci racconterà come e quando è partita sulla base dei dati che abbiamo a disposizione per giungere all'oggi e soprattutto spostarci verso quello che potrà essere il domani e sull'impegno che tutti dobbiamo avere eh, perché si arrivi a vivere in un mondo eh, sempre più attento a questo tipo eh, di dinamiche. Eh, ridevamo con Stefano Vella prima che è, è a fianco a me virtualmente che è docente di salute globale all'Università Cattolica di Roma ed è stato direttore del Centro Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità. Eh, sembrava quasi un termine salute globale, un po' lontano da questa medicina sempre più attenta alla persona, sempre più attenta a trovare dei meccanismi che sono cellulari, che sono molecolari che hanno un'estrema specificità individuo per individuo e forse ci siamo un po' dimenticati nel tempo eh, di quello che può essere tutto quanto avviene eh, nell'ambiente che ci circonda e che poi viene in qualche modo ad affrontare eh, la nostra vita di ogni giorno. Eh, Stefano Vella tra l'altro è stato anche presidente dell'International AIDS Society che è appunto l'organizzazione mondiale che eh, in questo periodo magari abbiamo un po' eh, sottovalutato, barra dimenticato, cosa è, stato, eh, cosa è stata e che cosa è, dovremmo ricordarlo, l'infezione da HIV. Ebbene, nel 2000, credo Stefano abbia portato il primo congresso eh, in Africa, proprio come International Aid Society, proprio in questa dimensione di eh, importante e necessario comprendimento globale di tutto quanto avviene. Stefano, a te la parola per raccontarci un po' le pandemie del passato e speriamo eh, quelle nel futuro che non vedremo o che vedremo sempre meno. Federico, ti ringrazio molto, sono anche molto lieto che tu moderi questa sessione. Allora, per questo festival... Ehm, tra le varie moderazioni, ho pensato anche di fare un intervento su una cosa che, che mi appassiona: un po', è la storia, um, un po' de, della medicina, ma anche delle grandi epidemie, eh, perché molto ci insegnano, molto ci insegnano. Allora vi faccio vedere la prima diapositiva. Mm, eh, eccola qua, questa che cos'è? Questa? Beh, questa è, diciamo, un po' la preistoria, cioè questa sono i movimenti dell'essere umano che dovrebbe essere partito qui da dall Etiopia, voi sapete lì avevano scoperto eh, Lucy, no? il nostro primo antenato, per far capire come l'uomo poi si è mosso, l'uomo si è mosso eh, è a, per fortuna, si è, si è mosso da lì e ha colonizzato il mondo. Perché dico questo? Perché la mobilità umana è anche alla base e forse soprattutto quella alla base di tutte le nostre grandi pandemie compresa questa ovviamente allora ve ne faccio vedere alcune allora questi sono per esempio tutte non, non riuscirete a leggere naturalmente questa diapositiva ma sono tutte grandi epidemie della storia dell'umanità eh, si comincia da qui da Giustiniano eh, fino alla peste nera l'AIDS e certo ce ne sono state tante, eh, più o meno grandi, diciamo, e questi sono i morti purtroppo che hanno causato, eh, in alcuni casi milioni, centinaia di milioni di morti. Parliamo della la peste nera, parliamo del vaiolo. Eh, certo, tutti questi morti vanno sempre poi, mh, purtroppo, paragonati alla popolazione per capirsi. La peste nera che ha fatto 50-60 milioni di morti beh, ha ucciso praticamente metà della popolazione europea eh, eh, di quel tempo. Quindi, in un certo senso, ha un po' pesato sulla popolazione che viveva in quegli anni in quelle città, che sono state proprio svuotate. Cioè, Venezia non c'era più un abitante quando è arrivata la peste, e così Londra e altre città. Allora facciamo, siccome parlavamo di peste, io da quel comincio, però volevo premettere una cosa interessante, che se uno va a vedere la storia delle grandi pandemie, in realtà non solo sono tutte collegate alla mobilità umana, ma eh, inoltre hanno modificato il corso della storia, cioè obiettivamente ormai sappiamo che una serie di grandi epidemie ha cambiato il corso della storia. Eh, e, e cambia non solo della storia, questa pandemia probabilmente cambierà un po' il mondo che non sarà più lo stesso dopo, eh, la, mh, do, dopo il Covid-19, in qualche modo. Eh, allora, cominciamo da una che vabbè, la conoscono tutti: la Peste. Eh, la peste è stata narrata, è una forse delle malattie più narrate nella letteratura, eh, nell'opera, eh, eh, perché certo la peste è stata una cosa eh, che ha segnato diverse epoche. Guardi, guardiamo, guardiamo la prima, eh, per esempio, la peste di Atene. Allora, la peste di Atene, come dicevo prima, è una di quelle eh, malattie, epidemie, pandemie che hanno cambiato il corso della storia. Pericle. La peste di Atene è stata descritta da Tucidide, ma eh, apparentemente Pericle ha perso la guerra del Peloponneso a causa della peste. E lui è morto tra l'altro di peste eh, in quegli anni. Eh, e tra l'altro la peste Antonina così si dice, ma ci sono anche dei segnali su questo, beh, sia stata la causa della, una delle cause Diciamo della morte di tante persone, ma anche dell'impero romano, perché ha, ha creato dei, dei sconquasti talmente grandi che l'impero romano ha cominciato a vacillare. E, e poi, vabbè, questa è la peste nera, no? la famosissima peste nera che ha imperversato nel 1300 rotti in, 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 in Europa, ma nel mondo, è venuta. Da, è venuta probabilmente dall'Asia, ed è sbarcata eh, in Europa attraverso le navi mercantili. Eh, ecco di nuovo il discorso della mobilità umana, no? oggi abbiamo gli aeroplani, a quei tempi c'erano le navi, e è sbarcata, pare che sia arrivata in Europa come prima città a Messina, e da lì poi si è sparsa, ma in pochissimi anni, eh, in pochissimi anni eh, ha fatto un disastro in tutta Europa. Eh, distruggendo intere città, intere città, e a quel tempo purtroppo non c'era nulla. E io parlo di fallimento della medicina perché i medici, a quel tempo, erano stati anche perse perseguitati perché eh, la popolazione dice: Scusa, ma che cosa? Perché non, non, non mi guarisci? Perché non riesci a guarire? Vedete, qui c'è un medico del tempo con questo becco, eh, che era in realtà la mascherina di quel tempo. Era, era la mascherina. Di quelli, era riempito di, di cotone perché si pensava che potesse impedire la trasmissione e ci si rivolgeva praticamente a, a, alla religione per cercare di guarire. Questo sicuramente era forse l'unico rimedio. Non c'erano rimedi obiettivamente per la peste a quel tempo. E una cosa interessante è capire quando la peste ha varcato gli oceani. È una storia molto interessante perché. In realtà la, la peste è riuscita a varcare gli oceani e a impestare il mondo quando le navi eh, ci hanno messo meno tempo ad arrivare dall'altra parte. Oggi abbiamo gli aeroplani ci mettono un soffio per arrivare da Wuhan a, a Roma o in Italia, no? abbiamo, lo sappiamo bene, ma a quel tempo eh, i vascelli erano lenti, poi a un certo punto sono migliorati. E cosa è successo? Che? La peste ha varcato gli oceani quando il tempo diciamo, di traversata è stato più corto. Perché? Perché prima morivano tutti a bordo. Cioè, chiunque fosse in realtà ammalato moriva e gli altri erano diciamo, immuni. Per cui la nave era in un certo senso sterile. Quando la nave ci ha messo meno tempo, eh, sono sbarcati anche gli infetti. E quindi ecco che, eh, ecco che la peste si è, si è, si è sparsa. Nei porti di arrivo e lì è nata la quarantena. La quarantena è una parola italiana, no? eh, Perché a un certo punto dicevo: allora lasciamo le navi al largo eh, per 40 giorni, che sono un po' di più dei nostri 14 o 10 giorni di adesso, eh, aspettiamo che eh, l'epidemia, diciamo, a bordo eh, si esaurisca. E in realtà eh, una cosa importante da dire è perché uno pensa alla peste come appunto al 1300, pensa a, a, ai promessi sposi, e, ma in realtà la peste c'è ancora, non abbiamo un vaccino per la peste, eh. ci sono molti paesi che hanno ancora oggi eh, piccoli focolai, piccole epidemie di peste, questa è una cosa importante da dire. Vi faccio vedere un'altra di, di grande epidemia, forse quella che è stata la più devastante, perché è durata... Millenni, il vaiolo. Il vaiolo ha fatto centinaia di morti e pare che sia nato intorno in Egitto, è stato tracciato, e poi si è fatto il solito giro della Terra, e così come gli uomini hanno, sono, hanno girato e insieme a questi uomini ha girato il vaiolo. È stata una malattia veramente devastante, forse quella che ha il, diciamo, il peso di, di, di morti più alto. Si porta dietro il peso, peso di mortalità più alta. Vedete, è nata forse in Egitto. Questo è un bambino, una mummia di bambino vedete, che ha queste eh, lesioni classiche del vaiolo. E, ed è effettivamente una curiosità il ricordare che il buon Cortes non ha sconfitto gli Azechi quando i conquistadores sono arrivati nel Centro America con le armi, ma molto probabilmente, anzi quasi sicuramente li ha sconfitti perché ha portato non solo il vaiolo, ma ha portato una serie di infezioni, di malattie che quelle popolazioni non avevano visto prima e quindi erano completamente scoperte. Eh, ha portato il vaiolo, ma probabilmente molti sono morti di morbillo e di altre mh, patologie infettive, per cui Diciamo, questa conquista è stata un po' diciamo, una conquista biologica più che, più che militare eh, e poi è certo è arrivato a Jenner vabbè questo è una persona straordinaria che ha inventato il vaccino eh, il vaccino viene da vacca perché lui come tutti sapete ha scoperto che il vaiolo della vacca inoculato eh, proteggeva eh, i bambini dalla vaiolo umano è stata una scoperta ovviamente straordinaria devo dire la verità ci abbiamo messo eh, 200 anni poi a farlo fuori il vaiolo eh. ecco, il vaiolo è morto nel 1987 questo è il certificato di morte vedete che c'era un comitato che a un certo punto ha decretato che il vaiolo era morto e questo è è una delle più grandi scoperte della medicina o successi della medicina moderna, il fatto di aver eradicato completamente un virus, una malattia dalla faccia della Terra. Ci abbiamo messo 200 anni, ma questo è quello che ha fatto il, eh, il vaccino per il vaiolo. Ci sono voluti 200 anni perché vaccinare tutta la popolazione mondiale è stata un'operazione eh, pazzesca, eh, però, però è riuscita, diciamo che è riuscita. Dove voglio andare adesso? Vabbè, la, poliomielite. Vabbè, la poliomielite. Molti non se la ricordano più, molti mi dicevano: Ma non c'è più la poliomielite. Ma guarda che io a scuola avevo dei compagni zoppetti. Quindi la poliomielite non è andata via tantissimo tempo fa: è andata via grazie al vaccino della polio. e Vedete che risale la polio anche ai tempi degli egiziani. Questo, eh, vedete, è una persona che ha questa gamba. Eh, perché era poliomelitico ma poi sappiamo benissimo che Roosevelt è stato, era affetto dalla polio e questa immagine qua sotto ovviamente fa impressione questi sono fondamentalmente i bambini dentro al famoso polmone artificiale perché la polio analizza i muscoli respiratori e per cui eh, ecco che eh, questo era l'unico modo per tenerli in vita e devo dire con sofferenze straordinarie eh, devo dire che anche per la polio si è fatto tanto perché abbiamo avuto prima il Lucino Sebin, poi il Salk, insomma non ce n'è quasi più. Proprio l'altro anno l'Africa la, è stata dichiarata polio free, una cosa straordinaria. C'è ancora qualche piccolo residuo, soprattutto nelle zone di guerra, perché sapete appunto che poi le malattie vanno sempre appresso alla povertà e, e, e ai conflitti. E ai conflitti. E a proposito dei conflitti... Una cosa che vi faccio vedere, che è interessante, le persone non, non se la ricordano più, forse la sifilide, anche se c'è ancora tantissimo, eh. ve lo voglio dire, non è sparita la sifilide per niente, ma non abbiamo un vaccino per la sifilide. Eh, ci sono antibiotici che funzionano, però la sifilide anche lì è interessante capire come si è mossa nel mondo, sempre quel concetto della mobilità umana. Beh, La sifilide pare, e sembra certo, è stata portata in Europa da Cristoforo Colombo. I suoi marinai l'avevano, la sifilide è probabilmente endemica in quelle zone dell'America centrale, Cristoforo Colombo l'ha portata in Italia e ci sono stati focolai epidemici molto importanti di sifilide. E anche la sifilide, voi sapete, è stata è una di quelle grandi malattie narrate, no? i colleghi eh, per cui è una malattia che dentro l'immaginario collettivo ha la sua importanza e tra l'altro eh, la sifilide si è sparsa nella, in Europa soprattutto quando Carlo VIII ha conquistato Napoli e, e lì i suoi mercenari hanno sparso o hanno preso o si sono scambiati con eh, il fatto sta che poi abbiamo cominciato a chiamare la sifide il male, male francese, eh, i francesi lo chiamavano male napoletano, eh, siccome molti di questi mercenari erano spagnoli, qualcuno diceva che era colpa degli spagnoli, insomma, come al solito, eh, così come noi facciamo ogni tanto eh, erroneamente, diciamo che una malattia è cinese oppure è eh, comunque questa è la sifilide, che c'è ancora, ve lo ricordo. Andiamo un po' avanti influenza. Ecco, so, ma perché mi parli di influenza? Beh, perché ve ne devo parlare dell'influenza, perché l'influenza è veramente il prototipo delle moderne pandemie. Vi faccio vedere due cose un po' agghiaccianti, eh, perché non sto parlando dell'influenza di oggi, perché l'influenza di oggi per fortuna eh, si cura con gli antibiotici, le complicazioni. Poi c'è un vaccino e qui è un'altra storia. Ma ricordatevi che l'influenza è nata nel 1918 e a aprile aveva già fatto 20.000 morti. E a luglio del 19, perché è durata la famosa spagnola, è durata circa due anni, due anni e mezzo, e ha fatto circa dai 50 ai 100 milioni di morti in tutto il mondo. Ci ha messo un soffio. Per questo che la chiamiamo come una specie di prototipo di cui. Quel... Ecco, vedete come ha girato in, in, in pochissimo tempo, in pochissimi mesi, malgrado non ci fossero gli aeroplani a quel tempo, ricordate che non c'erano gli aeroplani, c'erano le navi. Beh, in pochissimi mesi ha fatto il giro del mondo. E, e come ha fatto a fare il giro del mondo? Beh, a parte le statistiche che dicono che l'influenza anche soltanto in America ha fatto... 600.000 morti eh, e ne ha fatti molto più di tutte le guerre che hanno combattuto gli americani. cioè L'influenza spagnola eh, in America ha fatto una quantità di vittime superiore a tutte le guerre. E da dove è nata l'influenza? Beh, sembra sia nata in Kansas. Ecco, casualmente adesso l'influenza ai nostri giorni passa spesso dall'Oriente e fa tutto il giro del mondo. Lì è nata. In Kansas, il paziente zero, diciamo, se poi si vuole chiamare così, si chiama Albert Gitchell ed era eh, un contadino e che probabilmente ha acquisito il virus influenzale da, per, per, per il fatto che lui lavorava con gli animali, con i maiali, con, con le galline, ha preso un virus, eh, de, quello dell'influenza spagnola, che era nuovo. E per questo ha fatto questa devastazione quel virus. Perché era così nuovo che, che l'uomo. l'influenza esisteva da sempre. Ma quello era un ceppo così diverso da quelli precedenti che ha trovato i sistemi immunitari del mondo completamente scoperti e ha fatto un, dei danni straordinari. Beh, questa cosa un po' ci ricorda, no? Quello di cui parlerò dopo, il nostro eh, purtroppo eh, nemico coronavirus. Eh, attuale. E qui c'è un'altra cosa che dovremmo ricordare. Ricordiamo che la spagnola ci ha avuto tre, tre ondate: la seconda è stata la peggiore ondata in, tempi, in, tempi, diciamo, in termini di mortalità e di numero di casi, e poi ce n'è stata un'altra, finale, un po' meno forte, ma il virus dell'influenza ha fatto dei giri, ha girato il mondo velocissimamente e sapete come ha girato eccolo qua ha girato così ha fatto dei viaggi di andata con le truppe americane che andavano in Europa a combattere i nazisti quindi stiamo parlando di centinaia di migliaia di uomini tra cui molti infettati dal famoso paziente zero ha fatto dei delle, delle distruzioni terribili in Europa, perché a quel punto il virus era entrato in Europa, e poi ha fatto il viaggio di ritorno. Ecco, questi sono i soldati americani che tornano eh, dall'Europa completamente infetta in, 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 in America, e lì è partita la seconda ondata. Quindi ecco di nuovo che parliamo di viaggi, di mobilità umana, eh, che è il modo con cui i virus si muovono. E questa, la spagnola, guardate queste camerate, purtroppo ci ricordano delle immagini che vediamo anche oggi. È eh, chiaro che non c'erano gli antibiotici a quel tempo, ma la mortalità era altissima anche per questo. Ma guardate queste camerate, guardate questa immagine terrificante, perché purtroppo l'abbiamo vista anche qui. Ecco, quindi queste sono le bare portate via dagli ospedali. Oh, ricordiamoci che l'influenza non, non c'è stata solo la spagnola, eh. nel XX secolo abbiamo avuto di, diverse epidemie. Più o meno gravi di, eh, di influenza. Vi ricordate l'Hong Kong nel 68? Quella è stata brutta. Nel 77 è riuscito fuori un virus che era l'H1N1, che era proprio quello della spagnola. Cioè si è, ci ha preoccupato tantissimo, però devo dire che, eh, in un certo senso, nel 76. Eh, per esempio, sapete chi si, fu, chi si salvò di più da quella influenza lì? Proprio le persone che avevano vissuto ai tempi della spagnola, casualmente erano più protetti perché avevano visto quello stesso virus. Comunque, diciamo che una delle preoccupazioni più grandi che abbiamo è che esca fuori un virus influenzale completamente nuovo. Di nuovo un, uno spagnola like, come si può dire? Quindi un virus al quale non siamo abituati e qualcosa è uscito oggi c'è qualche ceppo che ci preoccupa parecchio ma vediamo per questo qualcuno dice ma non si potrebbe avere un vaccino universale per l'influenza cioè un vaccino che funzioni per tutti i cibi influenzali beh per il momento non è facile perché l'influenza cambia ogni anno è un virus che si modifica ogni anno esce uno nuovo e per questo ogni anno dobbiamo fare un vaccino diverso se un giorno riuscissimo a fare un vaccino che copre tutti i ceppi, anche i presenti e futuri, sarebbe una gran cosa. Ma ancora non ci siamo, ancora tocca vaccinarsi tutti gli anni. E poi l'AIDS, ecco, ma l'AIDS è stato trattato in questa conferenza stamattina dal mio amico Anton Posniac, ha parlato della storia dell'AIDS, però perché ve ne riparo? Eh, beh, perché lui è un altro di quei virus che è passato dagli animali, all'uomo. È passato dagli 6 all'uomo intorno al 1920. E nessuno se n'è accorto. Perché non se n'è accorto nessuno? Beh, perché lì l'aspettativa di vita in quella zona lì dell'Africa Occidentale, la Repubblica Democratica del Congo, eh, il Camerun, era talmente breve l'aspettativa di vita, che il, siccome l'HIV ci mette un po' di tempo a fare danni, nessuno si è accorto che c'era un, un nuovo virus e Ci è accorto il mondo quando, grazie ai viaggi intercontinentali che sono cominciati negli anni 60, il virus è arrivato negli Stati Uniti, a San Francisco, e poi a... voi sapete che il virus del ha ucciso tra i 40 e i 50 milioni di persone già oggi e ce ne sono altri 50 milioni di infetti. Per fortuna abbiamo dei farmaci, oggi non abbiamo il vaccino, ma i farmaci funzionano e quindi la situazione già è cambiata moltissimo. E ci sono farmaci anche per il sud del mondo. Eh, grazie a quella conferenza, tra l'altro che faceva riferimento Marita eh, prima eh, a Durban ebola, ebola, perché ve lo faccio rivedere: parlo di Ebola. Parlo di ebola perché ebola eh, è nato, lo conosciamo dagli anni 60. Il mio amico Peter Piot, eh, che è stato anche un grande risercatore dell'ICE, l'aveva isolato negli anni 60, però poi il mondo se ne è occupato ben poco, ben poco. Perché? Perché diceva: Beh, sta laggiù, eh, non dà tanto fastidio. In realtà Ebola ha eh, commesso un errore e, e vi faccio vedere un'immagine importante perché sempre dal pipistrello viene ebola. Vedi che adesso cominciamo ad andare verso, verso Covid. Eh, ebola è un virus che è trasmesso eh, dai pipistrelli. Cosa, qual è stato l'errore di ebola? dietro è troppo patogeno, eh, che cosa fa? Uccide, uccide con una facilità impressionante. Quindi i malati di Ebola purtroppo sono, eh, muoiono in poco tempo, infettano a volte soltanto quelli che, che li aiutano, eh, gli operatori sanitari, ma questo virus è un po' suicida, per questo Ebola non è mai diventato una pandemia globale, perché è un virus che di un certo senso uccide il proprio ospite, tutti gli organismi che uccidono il proprio ospite troppo velocemente non fanno in tempo a, a trasmettersi eh, e quindi rimane, eh, per fortuna c'è un vaccino, anche lì questa è una cosa importante da dire, il vaccino per l'Ebola è stato fatto in quasi in un anno e mezzo, quindi non è vero che non si possano fare i vaccini velocemente quando ce n'è bisogno e quindi eh, questo è un buon segno, un vaccino che funziona le epidemie di ebola ancora girano in quella zona dell'Africa, nella Repubblica Democratica del Congo soprattutto, ma insomma è abbastanza controllato, è abbastanza controllato. E adesso veniamo a oggi, ai nostri tempi, il SARS-CoV-2 e la Covid-19, che è la, la malattia da lui provocata da questo SARS-CoV-2. E qualcuno mi dice, eccolo qua, vedete quanto è, quanto, quanto è brutto, cioè lui ha quelle spike, sono quelle cose con cui lui si attacca alle cellule e entra dentro. Sono quelle che servono per fare, diciamo, il vaccino. Eh? Gli anticorpi contro quelle dovrebbero proteggerci. Allora, una delle domande è questa, ma poteva essere previsto? Allora, è una bella domanda, perché non penso che potesse essere previsto quando sarebbe avvenuto questo spillover, questo passaggio all'uomo di un virus nuovo. Eh, forse come chi si occupa dei vulcani sa bene che un vulcano arriva e poi esplode. I vulcanologi lo sanno, li controllano, danno un'occhiata. Qua e là ci sono oggi delle misure, per anche addirittura dai satelliti, si cerca di capire che cosa succede. Quindi forse non era prevedibile, ma in un certo senso in un certo senso era immaginabile eh, che sarebbe successo perché ecco questa è una diapositiva che ho preso da un mio collega del Carolinska Institute eh, e che faceva l'elenco di tutti i virus portati dai pipistrelli perché i pipistrelli come dicevo hanno, degli, hanno un sistema immunitario particolare loro hanno un sistema immunitario che regge bene un'enorme una, una quantità di infezioni loro stanno bene ma questi questi virus stanno dentro di loro e loro li trasmettono, ma a partire dalla rabbia, eh, voi sapete che i pipistrelli esportano anche la rabbia, il virus Marburg. Molti di voi non erano, se siete giovani, non erano neanche nati quando c'è stata questa epidemia di Marburg, che è un'epidemia di un virus, soprattutto delle scimmie, ma sempre, sempre portato dall'Ebola, dal, dal pipistrello, e poi l'Ebola, il virus Nifa, eh, e poi la sars mers e questo mio collega ciuto ha scritto and more. Ma questa era una diapositiva pre-COVID, già diceva e altri, altri ne verranno. Ecco, in questo senso. Bisognava saperlo che sarebbe arrivato sarebbe arrivato qualche cosa di questo tipo. Chi si occupa di grandi pandemie di virus sa che i serbatoi animali sono fondamentali per trasmettere le grandi malattie. E tra l'altro c'era stato pure un, un, diciamo un esempio non tanto lontano che era la SARS. Allora la SARS è sempre un coronavirus del pipistrello. Si è spostato sugli umani ma che, cosa, che, colpa, che colpa diciamo qual è stato l'errore anche della SARS che era ancora un virus troppo patogenico cioè uccideva con grande facilità per cui non aveva così come purtroppo ha il SARS CoV2 la capacità di tenere asintomatico la persona che lui infetta e questo, in un certo senso, la genialità maligna di SARS-CoV-2, lui ha questa capacità di mantenere asintomatiche le persone che infetta. Molte, altre si ammalano purtroppo, altre si ammalano anche gravemente. Quindi un virus che fa, può fare tutte e due, però la sua capacità di essere, eh, di trasmettere attraverso gli asintomatici, perché gli asintomatici è vero, trasmettono forse meno dei malati, ma i malati dove stanno o stanno a casa o stanno in ospedale, quindi chiaramente trasmettono molto meno, hanno trasmesso per esempio gli operatori sanitari ai propri familiari, ma eh, il virus in realtà gira con gli asintomatici che sono in giro per la città, per questo dobbiamo metterci le mascherine, perché eh, sono, quella è una barriera importante. E noi sappiamo che cosa ha combinato, questo è un diapositivo che ho preso di oggi ha fatto 1.400.000 morti quasi fino adesso e sta facendo un disastro e proprio grazie a questa sua genialità di, eh, di avere una fase asintomatica che permette proprio, gli permette di sopravvivere. Se uccidesse tutti immediatamente non, non sopravviverebbe. E allora eh, come, che, dire? che fare? Che fare? Questo lo diceva Lenin ai tempi della rivoluzione. Cioè, che fare? Eh, beh, che eh, fare? Ci sono due o tre cose. Innanzitutto, mentre andiamo a combattere contro il Covid-19, COVID teniamo presente quante, quante malattie, quante infezioni. Guardate qui, tutti questi pallini sono dei virus che sono ad oggi conosciuti e che girano eh? Il Cicunguia, il Nifa, quello che dicevo prima, ma insomma sono tantissimo e, e sono, tutti, sono tutti intorno a noi, eh? già, adesso, già adesso. Quindi l'idea è datevi una regolata, perché la maggior parte delle prossime pandemie saranno legate a virus che escono dagli animali. E allora che fare? Allora, prima di tutto, mh, teniamo presente l'enorme crescita della popolazione umana. Eh, siamo 7 miliardi, beh, nel 2100 probabilmente saremo 12 o 13 miliardi sulla terra, quindi ci sarà una densità di umani straordinaria, che è la cosa che i virus prediligono, cioè più siamo appiccicati e più loro eh, si diffondono. Quindi ci sarà uno sviluppo umano incredibile, eh, soprattutto in alcune zone, ma in tutto il mondo quindi stiamo parlando del 2100 già nel 2050 probabilmente saremo 9 o 10 miliardi su questa terra la seconda cosa è capire che non siamo da soli e questa è stata la grande presunzione dell'uomo no? da sempre, un po' di essere un po' invincibile il virus ci ha fatto capire che non lo siamo ma che non siamo da soli su questa terra Cioè, tutto l'equilibrio si regge tra l'uomo, gli animali selvatici L'ecosistema, gli animali eh, che teniamo eh, per, per nutrirci, che uccidiamo per, eh, o che usiamo per nutrirci o per fare il latte, quindi tutta questa catena è tutta, è, è, fa parte della stessa storia. Se noi disboschiamo, e distruggiamo il nostro ambiente naturale, ecco che gli animali selvatici entrano più in contatto con gli esseri umani ed ecco che ci possono trasmettere i virus. Quindi uno dei motivi sicuramente di questa eh, enorme diffusione eh, di virus animali è perché abbiamo alterato il nostro ecosistema. E poi, da fine, per dire che altro fare, prepariamoci, ecco, questo è. Be prepared. Beh, ci sono, adesso io lavoro per la Commissione europea, ci sono delle, eh, dei progetti di preparedness, cioè mh, come, si, com come possiamo fare? Beh, possiamo in un certo senso innanzitutto capire che può succedere e quindi accorgerci prima che sta succedendo quella cosa lì, come l'eruzione del vulcano. Adesso abbiamo avuto qualche lezione, pagata eh, caramente, ma dobbiamo farne tesoro. E quindi il discorso della, di essere preparati al fatto che purtroppo una cosa di questo genere potrebbe sicuramente ripresentarsi fra un po'. Grazie e vi ringrazio moltissimo di avermi ascoltato. Grazie, grazie a Stefano Vella. Abbiamo una decina di minuti e sono giunte un pochino di domande. Io farei una rapidissima riflessione che... Eh... In qualche modo eh, mi viene. Eh, proviamo un attimo a vivere, per quanto tutto sia complesso e difficile, eh, questa situazione come modo di aprire gli occhi. Eh, Stefano Vella diceva prima, eh, quando raccontava la Sifilide, per qualcuno era il male spagnolo, per qualcuno era il male francese, eccetera, eccetera. Anche nella pandemia del 1918-20, mi è capitato di scriverne, eh, tutti cercavano un modo per dare in qualche modo, eh, tra virgolette, la colpa a qualcuno. Noi la chiamiamo spagnola, ad esempio i brasiliani la chiamano la tedesca e i, i polacchi la chiamavano l'influenza bolscevica. Eh, questo tanto per dirvi come anche socialmente una cosa di questo tipo che è legata al fatto che noi non comprendiamo, e eh, cent'anni dopo siamo allo stesso punto, non comprendiamo perché i virus possano essere ancora di un certo tipo, perché possano in qualche modo colpirci e interessarci. Perché noi leggiamo, ma come la medicina, la scienza riesce a cambiare le cellule, ad agire sul DNA, poi arriva un virus che tutti siamo abituati a dire, beh, ma i virus che saranno, e ci mette difficoltà. Quindi ragioniamola anche in chiave di eh, sviluppo del nostro pensiero e della conoscenza, partendo sempre dalla scienza. Eh, Stefano ti faccio a modo di quiz le domande che sono arrivate molto rapidamente con risposte altrettanto rapide. Eh, la prima si collega in qualche modo a quanto stavo dicendo. Abbiamo vissuto un periodo di fortissimo scetticismo sulle vaccinazioni e sulla prevenzione. Oggi siamo tutti qua che diciamo "Ma quando arriva questo vaccino?". Ecco eh, tu hai fatto riferimento a un tuo amico, e anch'io ne ricordo, con la poliomielite. La perdita della memoria storica delle malattie in qualche modo può influire sul fatto che si pensa un po' meno alla vaccinazione? Assolutamente. Infatti io devo dire che questo tipo di chiacchiera che ho fatto oggi in modo molto informale, l'ho fatto anche in alcuni congressi sui, sui vaccini. Eh, Proprio perché molti mi diciamo, dicevano: Ma scusa, non c'è perché ci dobbiamo vaccinare, non c'è più la polio. Allora io, con gentilezza, perché bisogna sempre spiegare le cose, dico guarda che non c'è più la polio perché c'è il vaccino, non è perché è finito il virus. Ed è la stessa cosa, anche il morbillo, no? Il morbillo gira poco. però attenzione, sapete che in questi mesi di eh, COVID, eh, la copertura vaccinale dei bambini è calata moltissimo e ci sono di nuovo dei piccoli focolai. Cioè come si abbassa un attimo la guardia, il focolaio torna. Ecco, quindi è vero, la memoria storica deve farci pensare che invece eh, pensate appunto ai danni che ha fatto l'influenza eh, quando non c'era un vaccino efficace. Un'altra domanda, si riferisce al discorso di Ebola che è troppo cattivo, mentre questo virus è un po' più subdolo, anzi molto subdolo. Se Covid fosse stato letale, sarebbe quindi stato più facile controllare il contagio? Beh, sicuramente ci sarebbero stati meno contagiati, è quello che è successo con la SARS. Eh, la SARS era talmente eh, cattiva che effettivamente non, andava, non faceva andare in giro le persone con la SARS a infettare gli altri. Quindi certo, questo virus è particolarmente furbo, si è adattato, ma è questo che fa, diciamo che è una cosa che fa anche l'HIV, eh? sapete che l'HIV si trasmette attraverso gli asintomatici, è lì il modo con cui i virus più astuti e subdoli si trasmettono, eh, attraverso una fase lunga o addirittura a volte anche... Solo asintomatica. Però gli asintomatici, come ho detto prima, forse trasmettono meno di un sintomatico, ma sicuramente trasmettono. E siccome sono migliaia, ecco che, ecco che il virus arriva. Un'altra domanda, questa è da mille punti. Veramente è possibile immaginare dove si verificherà la prossima pandemia? E questa è una bella domanda effettivamente. Diciamo che a occhio. Eh, bah, non lo so, perché a occhio direi in, in Oriente, perché molti virus respiratori nascono lì. Però ricordiamoci, che l'Ebola è nato in Africa, l'HIV anche. Quindi e ci sono anche altri virus che sono nati in America Latina. Quindi no, diciamo che dobbiamo dire che ovunque, dobbiamo stare attenti e preparati, ovunque. Non è che diciamo, beh, forse è soltanto lì sarebbe troppo facile, diciamo, no, dobbiamo essere pronti a che questa cosa avvenga da qualche parte della terra. Eh, una curiosità questa invece che ho io, eh, proviamo sempre a vivere questa situazione di difficoltà oggettiva come una possibile opportunità per, impara per imparare tutti a muoverci meglio in futuro. Ecco, eh, una cosa di questo tipo, Covid-19, può cambiare in qualche modo le dinamiche, l'attenzione, l'accesso alla sanità, una maggiore attenzione a tutto il mondo, si parlava prima di salute globale, una cattedra che credo sia quasi l'unica, no? immagino in Italia o comunque ce ne sono poche. Ecco, viverla come un modo per avere una migliore prospettiva di futuro, anche sulla logica di One Health di cui hai parlato prima. Beh, sicuramente questa, questa pandemia... Innanzitutto ci fa fare un piccolo bagno di umiltà, piccolo forse grande. Pensavamo di essere invincibili, pensavamo di avere in mano il mondo, bastato un virus ci ha distrutto. Eh, poi sicuramente l'attenzione alla salute, eh, i nostri sistemi sanitari li abbiamo un po' tralasciati, pensavamo che bastassero piccoli aggiustamenti, pensavamo anche che la medicina eh, curativa bastasse eh, e abbiamo scordato la prevenzione abbiamo scordato di insegnare eh, ai nostri figli eh, che, che, che esiste anche la, perché le malattie possono essere prevenute ma siamo, noi siamo abituati a guarire a ammalarci e poi a guarire e invece è un po' il contrario che dovremmo fare e dovremmo curare i nostri i nostri medici eh, eh, io mi sono arrivato ormai tantissimi anni fa non abbiamo più medici sapete che a oggi ci siamo accorti che abbiamo pochi medici eh, perché non si comprano al mercato i medici allora è vero che possiamo costruire più terapie intensive ma un intensivista va formato ci vogliono anni per formarlo e quindi non si, non si inventa i reparti si possono aprire ma servono, servono i medici e gli infermieri allora questo l'abbiamo capito e poi finalmente come dicevi tu abbiamo capito che la salute è una sola cioè che siamo completamente collegati quindi noi siamo partiti da un'epidemia che sembrava local locale, a Wuhan poi abbiamo capito che era globale adesso stiamo un po' tutti ritornando al locale, cioè ci stiamo tutti comportando diversamente e questo è un grande errore perché la Francia fa una cosa la Germania ne fa un'altra, l'Inghilterra un'altra, ecco qui c'è proprio l'individualismo geografico che esce fuori, eh, quando per rispondere a una calamità di questo tipo forse la risposta deve essere unitaria e unica, cioè mettiamoci d'accordo che cosa tocca fare quello e allora facciamo tutto quello, questo quello questo che modo. serve, serve. Eh, ti fermo Stefano perché abbiamo ancora tre domande almeno e tre, quattro minuti. Eh, qual è eh, secondo voi, se secondo voi, cioè secondo Stefano Vella... E il Covid-19 è uno dei virus meno feroci tra virgolette. Beh, no, lui non è. No, no, lui è, può essere anche molto feroce. L'abbiamo visto in un 10% delle persone che, che lo contraggono, creare guai importanti. E in un 5% di questi molto importanti. Poi certo c'è una quantità di persone che lo prende, soprattutto i giovani lo prende e non. Non soffre più di tanto, per fortuna, eh, però lo trasmette. Ecco, quindi in un certo senso è un virus che può essere feroce. Adesso stiamo cercando di capire anche perché in alcune persone diventa più feroce. Sicuramente diventa più feroce nelle persone più anziane e che hanno anche altre patologie. Però non, è solo, non sono solo gli anziani. Eh. che In alcune persone provoca una risposta abnorme del sistema immunitario eh, per cui la risposta addirittura è più grave quasi dell'infezione quindi stiamo studiando adesso questo è anche un'altra cosa che bisogna saper dire, molti di noi eh, non siamo mai stati in grado di dire, sai che ti dico, non lo so ecco, avere il coraggio di dire su alcune cose non lo so, ecco questa è una prova di coraggio e anche di saggezza e anche di, di scienza medica quando non sappiamo le cose bisogna dirlo e chissà di non sapere, sa eh, la malattia più letale eh, tra queste che hai citato? Qual è? Domanda e risposta. Ah, beh, l'Ebola sicuro. L'Ebola è sicuramente letale. Vince l'Ebola? Sì, c'è il vaccino, quindi qualcosa può cambiare. Sì. Eh, ultima questione, così poi andiamo a chiudere. Sono le 18:46. Eh, le ricette per proporre a livello globale un cambiamento di stile di vita e qua ci vorrebbe tutto un festival probabilmente. Ti dico proprio dal cuore e dalla pancia cosa avviene, le tre cose che secondo te sono fondamentali per cambiare un po' tutti la nostra vita nel senso giusto. Beh sicuramente questo, questa pandemia che ci ha distrutto in realtà, come ho detto prima, ci dovrebbe far ripensare eh, ai valori. Eh, I più importanti eh, perché pensavamo appunto di essere invincibili. Eh, dobbiamo capire che non lo siamo. Dobbiamo capire che ci sono valori che vanno protetti eh, perché questo senso di invincibilità invece va via in soffio. Eh, quindi, sicuramente, io spero, come, come spesso è successo, come ha detto anche Richard Orton ieri eh, nella sua presentazione. Tutte le grandi pandemie, tutte le grandi tragedie, spesso hanno poi portato a un momento di rinascita, anche di ripensamento a, 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 a come dovremmo vivere, a come dovremmo apprezzare quello che abbiamo. Eh, quindi eh, ci potrebbe essere un lato al di là della tragedia di un milione e trecentomila morti, eh, ci potrebbe essere qualcosa di buono che viene fuori da questo che è il Ripensare una vita eh, diciamo più ragionata, ecco, chiamiamola così io credo che questo eh, sia il messaggio che viene da questo nostro incontro con Stefano Vella che ringrazio. Eh, ci aggiungo due cose importanti. Eh, a volte si può non sapere, e questa non è una vergogna, non bisogna che la scienza sempre risponda, se non sa e se non ci sono dati provati, eh, e poi affidiamoci alla scienza e affidiamoci ai dati e affidiamoci alla ricerca, perché in questo momento è di questo che abbiamo bisogno, più che di tante cose che sentiamo, che, che, che ci farebbe piacere che accadessero e che forse non accadono. Oggi ci si dice mascherine, distanziamento, fare attenzione, stare a casa, questo è il modo con cui eh, sì, speriamo di fermare il prima possibile questo e i virus impariamolo e, e laviamoci vi, le e la scienza. La scienza ci aiuterà sicuro, il, il vaccino arriverà, ma nel frattempo bisogna stare molto attenti. Bisogna dargli il tempo di arrivare. 18:50 continuiamo con il Festival della Salute Globale, grazie Stefano. Grazie a tutti quanti, grazie.